stavo facendo le foto al corteo che avanzava, perché comunque insomma i poliziotti hanno bloccato, secondo me inspiegabilmente, il corteo che stava cercando di passare per via Chiaia. È partita la carica dei poliziotti, che insomma avete visto tutti in video, è partita un'ulteriore carica laterale. Vista questa cosa mi sono provato un attimo a mettermi in mezzo, mi sono messo davanti, ho fatto "che state facendo", ho cercato di così, e poi è successo che ho preso una manganellata sull'occhio, un altro paio sulle braccia perché provavo a coprirmi, e poi insomma sono stato afferrato e portato. Mi hanno preso per i capelli, che purtroppo c'è capelli lunghi, me lo dicono sempre di tagliarli, ma non li taglio. Il problema è che io non, per un periodo non vedevo dall'occhio, cioè io adesso vedo ancora annebbiato. Hai chiesto di essere portato in ospedale? Ho chiesto di essere portato in ospedale immediatamente, perché mi sono impaurito dal fatto che l'occhio sinistro non vedeva, cioè completamente annebbiato ancora adesso. L'ambulanza ha tardato ad arrivare, poi mi hanno portato al Pellegrini Vecchio. Non c'è distacco della retina, ma hanno consigliato comunque di farmi vedere, perché non si sa bene, non si capisce bene qual è. La manganellata che ha preso, ha fatto, qui ci hanno messo dei punti, non so quanti, pochi, mi hanno fatto firmare le lezioni di domicilio e la nomina dell'avvocato eventuale, quindi mi arriverà una denuncia, non so per cosa, e quindi niente. Poi più che altro è stata un'attesa, è stato molto lungo perché siamo passati prima per l'ospedale. Un po' dura come carica per insomma una manifestazione di studenti, addirittura aggredita ai fianchi. E quello è stato, quella è la cosa che mi ha scioccato. Le cariche della polizia sono sempre tutte violente, spesso e volentieri. Il problema è che, dato il tenore del corteo, che era un corteo che comunque metteva insieme dei ragazzi di età piccola, cioè i più grandi tenevano 18 anni, perché comunque è un corteo di liceo, non solo la carica frontale ma addirittura una carica laterale potenzialmente pericolosissima, perché chiaramente tu prendi sul lato gente che non ti sta manco guardando, cioè tu rischi di aprire delle teste così proprio gratis.